Muoricini, muorini, piccini, ciccini, babbanini. Benvenuti nel terzo film della saga riguardante la fauna surreale. Animali fantasti, spritz, i cazzi di silente. No, un momento, non è volgare. Si chiama come la camera dei segreti. E come l'avevo chiamato quello? Oh, vedi? Lo so, non suona benissimo. Gli impiccetti. Lo chiameremo gli impiccetti dei... No, di... Dei... Silente. E allora via! Il film comincia con Tramvetto Babbano. Già rosico. Silente e l'Atac. Dove sta la magia? Cazzo. No, non è vero. Silente si ferma in un baretto. Ho un déjà vu. Sesto film vibes. Il bar Harry. Mo non famo che te rimorchia la cameriera. Tranquilla, non c'è pericolo. Se dice così, ma sono solo voci. Nessuno ha mai confermato le tue preferenze sessualibus. Sessualbus, Silente. Signorina, non dia retta. È manipolatore fragicus. Lo fa per farle abbassare la guardia. Un classicone. Inquadratura suggestiva di una zolletta che annega. No! Sparita. Magia. Attenzione, si concentra. Sente qualcosa. Un disturbo nella MN04. Chiude gli occhietti. Li riapre. Chi ci sta? Hannibal. No, Cecilius. Me ne sbatto de patteggiare. Tristan. So Grindespritz. Wald. Oh, 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 e Johnny Depp? L'hanno cacciato perché dichino che percuote le gentil donzelle. Ma hanno fatto il processo più seguito del Wizengamot ed è stato completamente riabilitato. E alla Warner gli ha detto male. Che te devo dire? Hanno puntato sul Terstal sbagliato. Perché mo il problema non è Johnny Depp. Fidati. Ogni film ormai Grindelwald lo fa un attore diverso. A sto punto fate una roba alla Parnassus. Eppure nei film dopo, se li fate, mettete altri attori. Uno per film. E alla fine si scopre che è metamorfo mago. Una stronzata. Lo sai chi ci starebbe bene poi? Robert Downey Jr. Così pure chi spinge la ship di Sherlock è contento. Vediamolo. Per cortesia, fanbase delle ship, non cominciate, eh? Nessuno ha mai confermato le loro preferenze sessualibus. Ecco qua. Il voto infrangibile è un po' diverso. Liberiamocene. Potremmo portarlo al Goblin Oro o donarlo all'Avis. Ma come se ne liberano? Come se sbrindella sto coso? Non famo che è un'altra cosa che devi fisicamente sfasciapi a spadate, te prego. Ma sta ancora in fissa con qua roba del bene superiore? Ce puoi giurare con altro patto di sangue? Se già ce n'ho un al collo. Non so, Mister T. Quindi vuoi continuare col tuo folle piano? Folle, ti dico! Sì. E che cazzo? Bello, però, che parlino della trama seria degli Harry Potter. Il bene superiore, il loro rapporto. A me questo interessa. Come è partito? Me piace. Ma si chiama Animali Fantastici, Sbrizzatrono. Ma lasciali in pace, pora CGI. Dice, dice. Anche tu seguivi questa via perché eri devoto a me. A noi. No. Ma come no, dai. Eri devotissimo. Mo si chiama devoto. Ma non te voto perché sei cattivo. E io ti seguivo perché ero innamorato di te. L'ha detto. L'ha detto. Ha detto ti amo. Il primo nella coppia. Così, secco. Confermate le preferenze sessualbus. Bello. Ma perché dico bello? Perché conferma un retcon. Sì. Ma plausibilissim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 
detto, spiega il fatto che rimane singolo a vita. La gente lo voleva con la McGranit. Mannaggia i film. Ma la McGranit è vedova, ma lasciatela piangere il marito. Spiega il perché abbia aspettato fino al 2 novembre 1945 prima di combatterlo. In che anno stavo qua? 1930 più o meno. Digerisco molto più questo, l'amore, come motivo dell'attesa. Lascia perdere i fialette. E so anche contento, ti dirò, che il personaggio più forte di tutto il franchise sia Gary. Ma so contento perché ha un senso nella trama e non è infilato per forza che gli hanno cambiato preferenze così, o quando fanno lo skin washing senza motivo, senza prove a supporto. E magari è anche importante che se normalizzi nei film il fatto che esiste gente gay.
Succede. Senza che sia preponderante nella personalità del personaggio. Ah, guarda, quello è quello gay. No, è silente. E il fatto che sia gay non leva niente. Anzi, aggiunge motivi. Quindi sei gay? Sì. Solo? Ma come solo? Solo per farmi di sta cosa ci sono stati decenni di dubbi, la Warner indecisissima, il pubblico sarà pronto, la gente incazzata coi produttori, e mo solo! Eh sì, gay ok, ma che ne so, pansessuale? A me piacciono i sorbetti al limone. Binary? Non binary? Ma al limite 9 e 3 quarti, ma io posso scherzare su ste cose o non me sto a regolà? Non te stai a regolà? Va bene, adesso peggioro, non ti preoccupare. Comunque bella scena, ma non è nemmeno questa la ragione. Come no? In realtà eri tu che dicevi ste cose di rimodellare il mondo insieme. Cosa? Dalle lettere di Silente ai Corinzi Camufloni. Pagina 330 di Harry Potter, i regaletti del decesso. Toni della morte. Dice espressamente: la tua idea che la dominazione magica è per il bene stesso dei babbani. Basta, già smentito. La tua idea. Tua. Non gira il frigo. Frittatone. Non sei un elfo domestico de Hogwarts. Pausa cameriera. Problemi in paradiso? Mo te ce manno un paradiso. Che schifo i babbani. Che schifo. Senti che puzza, senti. E dai porella, c'ha 10 ore di turno sul groppone. Sei un po' troppo incazzatino per uno che dice di volerli guidare sti babbani. Sì, guidare. Verso le docce. Oh! Ma tu intendi per lavarli, appunto perché puzzano. E certo. Ma perché nel 1930 che altro può voler dire? E se io fossi quello trasfigurato? L'ho lasciato sto dialogo, non l'ho tagliato, va bene? Oh, inizio film e già sto andando un pochino oltre, eh? De meno, de meno, de meno. Come se salutiamo? Dicendoti che spacco tutte cose. E allora vai, vai. Mentre tutto si ovatta. King's Cross? Struttura? Trema tutto tra Crasfritz! Scopriamo che Silente... Oh, è sempre stato a Hogwarts. Ma è successo veramente tutto questo? O solo nella loro mente? Ma anche se fosse non vuol dire che non sia vero! Sì, sì, è rotto il cazzo con sta storia! È successo o no? Forse stava ricordando... Boh... Becca Piqué! L'asparago de Scamander! Come va? Ancora segui sto stronzo che te voleva vendere per un'info? A quanto pare sì. Perché c'è pure Newt, che nel cammin della sua carriera si perse in una frattona oscura, che è sta serie de film, perché è alla ricerca di un animale fantastico, spruzza! Beh, è mezzo titolo del film, ed eccolo qua! Ma che è? Un drago? Cioè scaglie? Una pigna gigante? Uno stambecco coi baffi? No, è un scilin. Ah, quello detto l'unicorno cinese! Uno dei quattro animali di buon augurio! Assieme al drago, alla fenice e alla tartaruga! Quello con il corpo che è un miscuglio di cervo, con la coda di bue e testa di cavallo! Qua c'è scaglie, vabbè. Forse è l'animale mitologico usato come riferimento per Zeus! Megogli Voltorb! Un salutino a Wikipedia! Il quadrupede Costanzo non si sente tanto beh, perché è una stambecca! E infatti becca un ovetto! Mi scusso, signora, dai baffi ho assunto il suo gender, ma perché l'uovo è molle? Cosa ha partorito? Un coccodrillo? Va che schifo! Il miracolo della vita! Ed esce fuori un piccolo angelo alcettino squamettino! Ti chiamerò Squambi! E mo, daglie de cattività. Fotina di porpettina tattica. Chissà che fine ha fatto. Vindarosi era la rivedemo. Bene, bene. No, aspetta! Manco il tempo delle caglie via l'albume placentoso. Incazzatissimo sto remake da Disney. Ma buoni tutti, altra botta de Avada Kedavra. Ma perché? Perché due era ancora viva? La renna che è sopravvissuta? Oh, verde può essere solo Avada Kedavra. Qui si sta mettendo in discussione l'anatema che uccide. Tutto uccide. Non sarebbe che uccide se no. Dovete sta buoni con ste cose. E poi cazzo Newt sei inutile. I Newt Scamander. Animalisti scrausi e dove trovarli? Fai qualcosa? Harry Potter lo farebbe. Facile Hermione. Pure te c'hai ragione. Fanno pure rima. Qua stiamo tre contro uno. Lui chi è?
Ah, ma è Creedence! Che porta avanti la legacy renatiana! Cos'è che te stanno a cercare? In tanti, tantissimi. Ma no qui nel firmettino. Newt si prodiga nell'incanto Spaghettus. Cos'è questo Kekkai? L'attaccatura dei capelli di Silente. Fra un po' d'anni. Ma per Ezra Miller, trespassare le proprietà non è mai stato un problema. E buca la barriera brizzolata. Newt quindi accia la valigia e se dà. Ma l'hai preso il pupetto? Sì. Ok, inseguimento. Con questi che volano. Che cazzo voli? Che l'ha inventato Voldemort? Mi pareva di aver capito. Ma quello che uno sa dei libri non vale più un'ape frizzola. L'ha inventato lui e vola solo lui. E Piton. Ma si vola anche negli anni 30. Perché è fico. Bruciate tutte le scope. Usatele per spassare. La valigia diventa un barbaracol. Che segue Newt. Che animale è? Non lo so, non lo vedremo più. Non si muoverà più sta valigia. Espediente usato solo adesso per farsi seguire. Lo potevano usare prima al ministero quando l'avevano imprigionato. Un sacco di mo... Ma stai, vaffanculo. In tutta sta sbitragliata di incantesimi, uno lo pia! Buio! Rapiscono la CGI bambina. Nel senso di piccina, non nel senso dei bambi. Ma comunque non barbina ormai. Una scena molto triste. Newt, o lasciano là. Così. Gli va contro da due firm. Sti cazzi. Va bene Creedence che non lo fa secco perché ci avrà i cazzi sua. Ma Vinda! Ammazzati i pargoletti babbani! Le neomamme! Le pischellette capi d'azienda! E Newt lo lasci libero di romper cazzo gli Horcrux? Sceneggiatura per cortesia. Dopo il pisolino, Newt ritorna dal camoscione. E chi ci trova? Il cerbiatto di prima. Ma non so se ho rubato. Sembra lui, visto che fa cucù. Ma è un altro. Che da do sbuca non l'ha visto nessuno. Perché è nato dopo, si vede. C'è un altro figlio. Nato da una madre morta. Un orfano. Ti chiamerò Costa. Meglio Romo. Perché siete gemelli. E poi sei magico come a Roma. La diarchia. La dinoarchia. Sei contenta? Ma chi? Ma questa bestia ancora muove l'occhio! Due Avada Kedavra e non va giù! Muori cazzo, muori! Abbandonati! Lascia questo mondo crudele! Ma che cosa sei, un trattore? Newt, scuoiala! Fate un cappottino, migliore armatura magica della vita! Magari non davanti al pargolo. E finalmente muore, piangendo. E capiamo che è campata fino a mo' solo per fatte la pian male il più possibile. Complimenti, film. Gli hai fatta. Meno male che c'è lo snaso a portare un po' di locura. Lui con altri animali fantastici, Spritz. Come Stoka, che è... una viverna. Cos'è? Mai avrei pensato che arrivasse il giorno in cui uno si incazza non perché i draghi sono viverne, ma perché le viverne vivono a Paperopoli. Amanti delle viverne, non mi capite ora un pochino di più? Bisogna sta qua a difendere l'onore delle viverne. Ma che c'ha? Critica sociale all'allevamento di foie gras. Guarda come vola. Io già ne la faccio più. Ma una bestia più aerodinamica per andare in giro? Se non fosse che è tutto un divenire questo film. Oh, oh, mo pare più una viverna. Con una faccia che non accetterò mai. Ma due ali, due zampe, coda prensile. Hogwarts! No, non è che ogni castellone in cima a un montarozzo è Hogwarts. E dove si trova Grindelwald? Doomstrang? Nurmergard? Una villa a caso? Non mi ricordo. Il team di Creedence torna alla velocità dell'Humos da Grindevanni, che pena volta è contento. Questo è un Pokémon leggendario, roba seria. Che ha di speciale? Lui vede tutto. Cos'è, un animale profeta? Che novità! No, ma lui è più profeta degli altri. Che col senno dei poi, no. Con vede tutto. Molto dubbia come frase. E poi questo comincia a flashare futuro, quindi non si capisce bene. Non intendono questo. E allora cosa? Una cosa importante. E sembra che appena volta abbiano voluto rendere una bestia magica determinante per la trama orizzontale, quella di Grindelwald, di Silente e co. E ci sta, visto che si chiamerebbe Animali Fantastici sta serie. Quindi dai, qui intanto spizza tutto. Forse leggendo tra gli strati cipollosi della mente di Grindelwald World, le sue intenzioni, cioè accarezzare la bestiola. Oh, con un coltello. Remo, no!
Non era un Chilin, era un Krillin. Solo tragedie nella sua breve vita da CGI. E solo tragedie da quando è iniziato il film. Ma che tristezza. Quanto cupo sto film. Animali fantastici morti. E dove seppellirli? Ma qual è il target di questo film? Volete che i bambini vedano il sangue proprio? Manco edulcorato, sparo in lontananza, tipo Bambi. Volete questo? Non credo. È per un pubblico adulto, quindi. Film, prendi una decisione. Perché ha ammazzato il Chilin? Sembra che sia per vedere la fine del film in 480p. Il futuro! Ma non avevi il teschio svapo per vedere il futuro? Teschio che presumo sia appartenuto a un profeta a questo punto. Forse quello s'era rotto all'altro film. E quindi mo serve il Chilin. Dal Chilum al Chilin. Non è che tu vedi le cose comunque, mi stai un po' confondendo. Per adesso abbiamo più domande che risposte. Mettiamole da una parte e imbocchiamo insieme ai fratelli Scamander, Bella De Zeus, ad Hogsmeade. Oh, guarda che carina, coi cunicoli storti. E chi possono andare a trovare se non Young Aberforth, o meglio Albus, il fratello quello che conta. Piacerissimo Newt Scamander. Ma vaffanculo. Che vuole Silente? Da Newt? Niente. Da mo che l'ha cappottato. Ma ha una proposta per Teseus che non potrà rifiutare. O Temperio. No, perché le scelte! Ti parlo adesso perché t'è morta la ragazza. Sembri il tipo mio, manipolabile, coi traumi pregressi. Comprensibile. O vedi questo? O vedo sì. Che è? Non ne so molto. È un retcon. Ma dovrebbe essere un patto di sangue. Già ne sai più di noi, Gargola. E a cosa serve? A quello che già sapevamo. Questo è il patto di non belligeranza tra Silente e Grindelwald. E allora sarà questo il motivo per cui non si affrontano fino al 1945. A questo punto, se ce l'hai messo. Perché se no non avrebbe senso inserirlo così. Tanto per far incazzare la gente. Se si dimostrasse pure inutile. Vero? Ma comunque è meglio aver fatto questo anziché un voto infrangibile. Perché quello è infrangibile per davvero. Anche se Yusuf ci deve spiegare perché non è schioppato. Ma comunque, almeno questo se può infrange. Il voto frangibile. E allora, perché hai fatto sta cazzata? Per amore! Ingenuità! Che potevamo fare? Non ci sono ancora i matrimoni a Las Vegas. Dai, è tempo però. Ah, ma la sta costruendo. Altri 4-5 anni già iniziano a poppare i casinò. Quindi avevamo fatto questo. Va bene? Oh! Chi è senza peccato? Leviosi la prima pietra filosofale. Ma la fregatura, diversamente dal voto infrangibile, è che se io mai mi azzardassi anche solo a formulare nei meandri della mia mente l'ipotesi di dargli le totò, il divorzio non è contemplato nel mondo magico degli anni 20. Al musicidio! Per questo non posso andargli contro, manco in tribunale. Non hai visto Breaking Mag? Chi è la moglie? Ma io non capisco. Il ciondolino Bloodborne si stacca, sbatacchia sul muro, presumo per andata a Grindelwald. Ma cosa cambia se lo ha l'uno o l'altro? Tanto il patto è quello, non si sfascia. È solo un malus averlo, mi pare. Perché la catenina intanto strizza Silente. Citazioncina, dottor inusuale. Magia giovanile, ma come vedete? Un semplice incantesimo che non si può spezzare. E come famo a romperlo? Secondo me sarebbe carino, come ho detto in live un po' di tempo fa, se si rompesse quando Silente prende posizione, quando si decide ad andargli contro, rinunciando ai suoi sentimenti verso di lui, quando veramente sceglie il bene superiore. E magari non ce la fa fino al 1945. Così la spiegazione canon dell'amore e sto ciondolino non andrebbero nemmeno in conflitto. L'unica cosa sensata da fare, vedremo, perché ora, così sbattuto sotto al naso, sopra lo snaso, quadro di Arianna. E dai, sti film parlano di lei allora. Sì, ma non adesso. Ancora Gellert, che sta disfacendo il mondo col fanatismo, il razzismo, il babbanismo. Cose che oggi ci sembrano incredibili diventeranno inevitabili. E voglio continuare a vederci legami con la seconda guerra mondiale, eh? Le cose incredibili che tutti si chiedevamo perché non l'hanno fermati. E i temi dell'addossare colpe del razzismo so quelli, so quelli. E allora Teseus, che vuoi fare? Vuoi far scatenare la seconda guerra mondiale? Cazzo no? Allora fidati di me! No! Non dagli retta! Silente e basta! Anche quando il tuo istinto
ti dirà non dagli eretta, testa usà come un pezzo di carne, tutti gli sti cazzi. Non farlo, Teseus! Vabbè, un altro caduto nella rete dell'Aragog mentale di Silente. Riannamo da Damiano dei Maneskin, che è davanti uno specchio. Per cosa lo userà? Per pettinasse non pare. Mo tu dico. Ma prima chiacchieratina spieghina! Coquini! Ti ricordi tutto? Insomma, tu sei un Silente. Ok. E ti hanno abbandonato, bastardi. Arrivederci. Aspè! Che me ora rapì. Tranquilla, sei maggiorenne. Ma tu, a Grindelwald, gli dici tutto quello che leggi nelle capocce? No! Quindi, ma mica ci starai ripensando. Già così a inizio film, eh? Alla fine del secondo joini, all'inizio del terzo, già te sei rotta? Sarebbe veramente scontatino, quindi. Un déjà vu? Cos'è successo tra i due film che mo la fa dubita? Non dirmi che è per il cerbiatto sfranto. Ma lo sapeva pure prima che era pazzo, fragico, dava fuoco agli esseri umani. Ma appunto, gli esseri umani, chi se ne frega? Ma gli animaletti nei film... Toccare. Forse perché non è più Johnny Depp, gli piaceva lui. Ma gente cambia opinione così senza spiegazione. C'è una mezza inquadratura di lei che fa ah, e basta, vale tutto. Anche scrittine che appaiono su specchi alitati. Ma che sto specchio è collegato a un altro specchio? Cittina a quelli che usavano Harry e Sirius? Gli specchi gemelli? Sì, sono tutti gemelli. Come fa Credence ad averlo, sto specchio, in casa dei Grindelwald? Gliel'hanno dato, ce l'ha portato, se l'è trovato. Lo spiegheranno? Ma state buoni. Jacob apre la pasticceria! Olè! Il sogno prosegue! Ma soffre la mancanza della consorte, giustamente. Come un piccione. Quelli che il nonno allevava. Il mio allevava Goofy, che so meglio. Sì, ma non è che i maghi fanno sempre tutto più figo. Quini, che ce fai qua? Mi fa un po' paura che sia qui random. Non so perché. C'è qualcosa di strano. Però si abbracciano. Ah, risolto. Datevi subito. Fuggite, sciocchi. Come diceva un altro mago. Apri la pasticceria a Mugnano di Napoli. Non te troveranno mai. Non lo faranno. Perché sta succedendo tutto nella sua testa. Ma chi lo dice che non sia vero? No, non è vero. Quini non è qui. Ni, ma è lì. Lini. No, affanculo. Meanwhile, fuori, tre persone con brutte intenzioni, la maleducazione, accerchiano una signorina di colore. Un colore che sti anni attira i pezzi de me. Ma anche uno dei bullettini è di colore. Quindi a posto, il razzismo non sussiste, ma il sessismo sì. Tu, brutta ne... Oh, oh. Nevrastenica. Ah, madblo... Oh. Ho capito, ragazzi, gli insulti sono questi in st'epoca. Famo tanto i progressisti con l'omosessualità e non facciamo vedere l'arretratezza mentale che imperversa in sti anni. Già che tu sia in mezzo a noi maschi bianchi ariani privilegiati non ha senso. Ma poi qua sta ma sgozza i capretti. Ma fate di ne... No! Sta aggressione comunque sembra strana. Chiacchierano troppo. E il problema di sti film è che non ti rendi più conto se una scena è involontariamente comica. Tipo qua lei spavaldissima contro tre babbani, magari perché lei è maga. O di trama, tipo adesso, perché se sono messi d'accordo, sono tutti auroro simili. Non si capisce più perché succedono talmente cose allucinanti scritti col culobus che le due cose si fondono. Cosa farà Jacob? Ma ovviamente corre in soccorso della donna Sella in difficoltà. Non fate incazzare l'uomo che ha fatto la guerra. Figurati se mi faccio via per culo da tre bullettini che non fanno parte della generazione perduta. Dammi del primo cazzotto. Se mi fai uscire sangue, allora te meno. Ma non serve, perché pietrificus totalus e vestiti che cangiano. E la forma è nel colore. Infrantissima sta regola ormai. Madame McClan, che cazzo esisti a fare? Questo era tutto un test. E tu l'hai superato! Congratulazioni! Sti cazzi! Jacob non ne vuole sapere niente. E la chiude fuori. E opla!
Oh, io sono una strega, mica un vampiro che mi devi invitare. In bocco dove pare, te svaligi i maritossi, problema. Lo sai chi è mio nipote? Chi è? Tupac. Ma questo alimenta gli stereotipi. No, mo ho capito chi è. Eulali X. Tuo padre si era mangiato una mu molle lingua prima di andare all'anagrafe. L'insegnante di incantesimi della scuola di magia e stregoneria americana di Ilvermorny. Quella che ha parlato con Flamella al film quello di prima. Lei non sa quello che ho passato per colpa vostra. Sì che lo so, ma non lo sanno i nostri amici in sala. Quindi ridaglie de spieghino. Oh, ma so fan nel terzo film che vedo. Se no pensi che tornavo qua a vedere la distruzione della mia infanzia. Bla bla, più di un anno fa quindi, bla 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 bla. Ha preso a cazzotti un goblin in regoli, bla bla bla. T'ha pisciato per un mago biondo interpretato da tutti attori sex symbol, bla bla. È passata al lato obscurus. Ti sei scordato di una cosa? Che cosa? Lo sai? Veramente? Che è una? L'ho detto solo una volta che è matta. Quanto ma volete far pesare? Le Gilimens. Ma guardami, io so come sta padella. Rotondetto e duro de capoccia? No. Anche, ma soprattutto ammaccato, abbozzato. Ma perché me volete? So solo un babbano. Do cazzo vado? E c'ha ragione. Perché voi volete portare presso Jacob? A cosa serve? A farlo morire in mezzo agli Avada Kedavra? Non sottovalutare il ruolo della sottotama comica babbana con cui il pubblico empatizza. E soprattutto, sei uno che non gira lo sguardo davanti alle ingiustizie. E io ho un sogno. Una nazione così che si alzi e viva il vero significato del suo credo, che tutti gli uomini sono creati uguali. Senti, tuo nipote è Tupac, ok, ma come si chiama suo figlio? Signora X. Malcolm. Vabbè, il motivo, dicono, è perché è coraggioso, tutte cose. Ma che vuol dire? Esistono solo maghi godardi negli anni 30, estinti i Grifondoro. Serve il babbano paffuto. Che vuol dire perché sei brava? Ve lo portate per fare il bait a Queenie? Pure per quello, sì. E dimmi questo, no? Il discorso uomo qualcuno, l'uomo qualunque che salva il mondo. Il mio cuginetto piccino ce può credere e se può fomentare questa cosa. Ma non ce lo porto mio cugino a vederlo. Passaporta cartacea e via delle mondagne. Treno per Hogwarts. No, e che? L'Orient Express? La Transiberiana? Italo? Vabbè, un mezzo di locomozione con la locomotiva, con all'interno un sacco di gente, tra cui Yusuf. Come va? Hai smesso di lavarti le mani nei tombini? C'è proprio tutto il team, the good guys, tutti, tranne Porpettina. Ma tu sta? Non mi dica pure attrice quella star gabbio che ha fatto, ha spanzato le pecorelle da avanti Heidi. Forse c'ha avuto il covid e si è tossita tutto il ragù addosso, porella. Perché non c'è? Mi sembra di aver capito perché le date andavano in conflitto con altri progetti sua. E hai fatto bene a datte, sorella. Arriva pure Jacob con la metropolvere. Mentre lui dice che... Non resisto a una passaporta. Infatti lo era! Ma perché è passato dal camino con le fiamme verdi? Simbolo proprio della metropolvere. Tutte e due. Fiamme verdi e camino. O se sono passaportati e poi hanno usato la metropolvere. O stanno mischiando tutto a cazzo de Knarl. Ma lo fate apposta per far incazzare la gente? O per non far capire proprio niente a nessuno? Quindi potete mettere tutte le cagate che vi pare. Tanto dite una cosa e vi smentite subito dopo. Ma che cazzo, ma perché? Ma proprio le basi, ragazzi. Tralasciando che non brillava d'azzurro manco quella, ormai mi rendo conto che devo abbassare le mie aspettative. Più basse di unci unci ormai. C'è pure Bounty Brodecker. Ah, non è una Weasley, peccato. L'assistente di Newt da 7 anni, numero magico. Quasi 9, e chi li conta più? Insomma, perché ci hai portato a fa' sta gitarella? Perché dobbiamo fermare Grindespritz, che ha la capacità di vedere spezzare Sony del futuro. Trailer. Niente di nuovo nel mondo magico. Quindi profeta confirmed. Non gli serviva il chilin. Ma perché l'hai sgozzato allora? Stronzo! No, non so profezie. È diverso. Stralci di futuro, guarda. Che cazzo cambia? Che la profezia si deve interpretare. Poi le profezie si dicono. Lui le vede. È un media diverso. Ok, scusa. La profezia per gli scemi. Vede il futuro papale papale. Meglio? Sì. Ma come lo fermiamo uno che vede il futuro? Qual è il piano? Il piano.
italiano è non avere un piano. Geniale! Ok, ma quello veder futuro, anche se non abbiamo un piano, qualcosa dovremmo fa. E lui lo vedrà. Andremo a sbattere sempre verso quel futuro. Se è una profezia, c'è sta tutto un ufficio misteri pieno. Non so profezie! So profezie, uguale, non rompe i boccini! Silente mi ha detto di darvi un po' dei regaletti, tra cui questa. È un trade? Tu vuoi la padella? No, no, tiè. Guarda se moglie appare Lauretta e se scopre che Jacob è un mago, sbrocco. Non famo che Martellone è un mago. Una delle poche cose buone. E che ci sia un babbano in mezzo a loro. Perché mai è successo? Non c'è mai stato un babbano nel vivo delle avventure. E ci sarà un motivo, perché schioppa. Al massimo c'è stata una nata babbana, quasi uguale. Cazzo, è più speciale lui in quanto babbano qua in mezzo. Però aveva senso quando ci si trovava nelle avventure. Come nel primo film che incontra Newt, lui è spettatore inconsapevole. No che se lo portano appresso. Però vabbè, mo pure lui mago? Jacob tocca la bacchetta e niente. Ambe, di che è fatta? Rettilegno. Wow, e che cazzo è? Mai sentito, me devi credere. È un tipo di legno, ma è una bacchetta vera. Sì, c'è il nucleo. No, ma allora è un ramoscello del cazzo. No, no, è una bacchetta. Ma perché? Perché è fatta per così. Perché sembra una bacchetta. Pure quelle che vendono nei parchi a tema sono tutte bacchette vere. Spara le magie o no? E se le spara? Ma bastava che dicevi una bacchetta autoincantata, autoincantante. Oh, è pieno così nel mondo magico dei libri. Mo non mi ricordo però se l'hanno inventate Fred e George. Ma comunque già le conoscemo. Pure se è babbano, chissene. C'ha un modo per difendersi. Anche se forse no. Forse te serve potere magico per attivare le bacchette che si trasformano in pollo per fargli scherzi, ti ricordi? Parlo con chi ha letto i libri. Quasi vera! Vabbè dai, quasi vera. Come un bastone che raccogli per terra. C'è un regaletto anche per Teseus, detto Teddy. Ma aspetta, Teddy è per Teseus o lo snaso si chiama Teddy? In tre film lo scopro adesso. E parlando di Teseus, darà un pochino la colpa a Newt per la morte dell'amata. Triangolo amoroso con lui. Sì o no? Non pare. Per tutto il film, te lo dico subito. Anzi, sembra aver superato benissimo il lutto. Intanto vediamo il regalo di Silente. Ma lo snaso Keep It Real lo vuole confiscare. Ma viene mannato bevuto da Newt. E che sarà? Oh, tu volevo snaso. Un brilloccone. Un anello senza maledizione. Una cravatta. Impiccatemi, se... Snaso, e che cos'è? T'attacchi pure alle cravatte gialle, mo. Vabbè che c'è crisi, la grande depressione è appena iniziata. Infine, un messaggino per Bounty, che in sto film c'ha un ruolone. E mi fa pensare che gli hanno dato la parte di Porpettina, che per coprire la sua assenza dicono che è a capo dell'ufficio Aurora americano. Sì, sì, c'ha da fa, c'ha da fa. Insomma, testamento di Silente Vibes, regaletti dati. Niente deluminatore sto giro. Fai ottenere un'altra cinquantina d'anni. Che dice il foglietto de Bounty? Contiene 22% di cocco. E su! È spampato dopo 5 secondi. Che diceva? Non te lo posso dire. Perché? Perché il piano è non avere un piano. Sì, ho capito, ma tu lo sai il piano! C'era scritto lì! Cioè, Grindelwald non deve leggere solo le intenzioni di specifici membri del gruppo. Ma che senso ha? Il senso è che non deve avere un senso. Questo è il gruppettino che dovrà sconfiggere il mago oscuro più pericoloso di tutti i tempi. Finora. Eddie, Redmayne, un premio Oscar, che sculetta, la scoreggia dell'assistente, visto che quell'Artran c'è, uno che sviene con le chiavi davanti alle celle di gente che ha imprigionato, una professoressa Filler che vuole venire con noi nella Germania anni 30, in mezzo ai babbani, manco i maghi che magari sono un po' più civilizzati, se presume, i babbani in sto periodo, e un babbano su un treno, è l'inizio del barzelletto più tragico che abbia mai sentito. Bevutine 666 galeoni, che è la Jiggle Water. E mo fa mortacci vostrus. Andiamo a Berlino, Beppe. Mentre Bounty se frega la valigia e se ne va. Ma come? Il film senza le bestiole Magisbrutz? Poi ci pensiamo. Adesso imbocchiamo nella diagonale in tedesca. Sì, allora fanno vedere veramente le varie parti magiche delle capitali. Questo è bello. Ministero della magia tedesco. Pieno così di gente. Sembrano esserci due partiti di un qualche cosa di politico. Le ammagistrative. Che bella la democrazia in funzione. Quelli dei Grindelwald non sono d'accordo. E danno fuoco alle cose. Gli piace far caciara. La gente scappa.
Oh, siete tutti maghi. Aguamenti? Non si segna in Germania? Un reparo? No, si cagano. Entrano nel ministero per assistere a una cerimonia del tè in Germania. E in Giappone stanno a fa' Oktoberfest. E Newt è qui per consegnare un messaggio a Vogel, il ministro della magia tedesco. Mentre Jacob rimorchia i vecchi. La zia di zia Muriel. Ingrifata, ingrifonata. Però signora, complimenti. Arriva Bo e glielo dice. Sa quello che vuole. De chi è sto messaggio? Indovina. Ma sbrigati, perché è un messaggio che non può attendere. E allora dimmelo. No, prima attende. Mannaggia Grop, si contraddicono in un secondo. Il messaggio è: fa ciò che è giusto, non ciò che è easy. Tutto qui. Sì. Ma tu sei un gufo. Qua stanno i livelli di Ron e Harry che parlano attraverso Hermione. Tutto sto viaggio per sta cazzata. Ho anch'io un messaggio per Silente. Mi dica. Fatti i cazzi tua, pensa ai parenti filler che c'ha in giro. Tua fera è finito, Rose. Discorsetto del ministro. Vediamo dove vanno a parare con sto fermo, forse. Fra 48 ore saremo chiamati a decidere il nostro prossimo leader. Che vuol dire? Il prossimo ministro tedesco? No! Il capo della confederazione! Ma intendi quella dei maghi internazionale? Quindi queste sono le votazioni per la nomina del supremo pezzo grosso! Non te pio per culo, si chiama così? Sì! Che sarà il nostro capo imperatore a cui tutti noi dovremmo dar retta! What? Ma capo de chi? Dei ministri? De tutto! Capo de tutto! Ma quando mai? Non mi pare che Caramel abbia mai preso ordini da qualcuno. Ogni stato si gestisce a modo suo. Non c'è un capo dei ministri. Che nella vita vera c'è un capo del mondo. Ognuno fa come gli pare. Non solo i Caio. Ma per dire, o sai chi è stato supremo pezzo grosso? Silente. Ammazza Caramel quanto ha obbedito a Silente. Ha avuto pure il potere di farlo cacciare dalla carica. Vabbè, qua sta la comanna. Magari prima aveva più valenza. Ok. Bisogna scegliere tra Liu Kang e Super Santos. Liu Tao e Vicenza Santos. Ma vi prometto che tutte le voci verranno ascoltate. Tutte! Non come qualcuno che vorrebbe censurare. Fanno tanto i democratici, i tolleranti. Ma guarda che è compito della tolleranza non tollerare gli intolleranti. Cioè estromettere quelli che sono contro la democrazia. Quelli che vogliono prevaricare altre persone. Magari per il colore della pelle o per la mancanza di poteri magici. Proprio contro di loro bisogna usare gli stessi mezzi che loro vorrebbero usare. Senza però alcun motivo, ma solo in base a un pregiudizio. Regà, votiamo lui! Lo vedete? L'ha detto! Intolleranti! Finti buonisti babbanisti! Non sta andando troppo bene. E la situazione peggiora quando scioccano Binda. Teseus si butta all'inseguimento, proprio mentre Gellert viene scagionato da tutte le accuse. Assolto con formula magica piena. Complotto! Tutti corrotti! Ve metto al gabbio! Ma lei non ha fere la giurisdizione per poterlo fare. Lei opera in Britannia. Azz-tung. Stupefisium. Anche se non è rosso, ma questo sviene. Sarà uno stupefisium. Un applauso al capo degli Auror inglesi! Me coglioni. Sequestro sotto gli occhi del fratello. Circondato da fuochi d'artificio marchi neri targati Grindesbritz. Alla testa di James Potte, Silente è davanti al quadro d'Ariana. Dice qualcosa, sì? Le piaceva la zuppetta. Non so cosa sia sta roba. E pregava sempre la mammina, Kendra, di fargliela. E di non rinchiuderla nello stanzino. Dimmi qualcosa che non ho visto ogni giorno della mia vita. Visto che ero io a prendermi cura di lei. E poi a seppellirla. Dopo mamma. Mentre te eri con Grindelwald a girare per Pride. Vuoi un altro cazzotto sul naso? A parte la zuppetta. Parleranno della sua vita? Della sua morte? Per adesso no. Ma già che parlano dei personaggi importanti. Della trama vera. Che hanno approfondito pochissimo nei film. Ci sto dentro. Fatemi vedere pure Merop e vedo un bacettino. Ma è morta ai tempi del primo film. Ma porca. E soprattutto, parlando dei personaggi essenziali, Aberforth, dov'è la capra?
Dove sta la capra? Qua non si va avanti se non esce fuori la capra di Aberforth. Bussano a quest'ora della notte. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. È la McGranit. Sì, sì, ci dovrebbe stare. Sì, già ne abbiamo parlato. Sti cazzi. Che succede? È Berlino. Che ha fatto? Ha rapinato la Gringot. Intanto lo specchio, che è collegato con quello che abbiamo visto prima, di Credence, te lo fanno vedere subito. 1 più 1 uguale 2 specchi, con le parole sopra. Parla, anzi scrive. Tu non sai come ci si sente ad essere di ade a gente, perché non te passano il microfono. Come ci si sente ad essere soli? Oh. Sì, però perché Credence parla con Aberforth? Allora so veramente i parenti. È il quarto fratello, Credence, l'incubo delle vecchiette dei paese, che chiedono di chi sono figli, a chi si figlia. Perché non si capisce. Dovrebbe essere un Lestrange. Perché se no chi lo è? Chi porta avanti la dinastia? Deve esserlo Credence per forza, o so finiti. Non dicevano che facevano fatica a fare erede maschio? Mi pare all'altro film dicessero così. Dovrei rivederlo. Non c'ho la forza. Grind e sbrizza un po', tenere lo sguardo fisso che se flasha cose, e scorge che domani avranno una visita. Quindi meglio annassene. Avvertimo pure Credence che sta con Fanny, o chi per lei. Sta finisce, che la vedo un po' brustolitina. Vabbè, brustolita dovrebbe esserlo sempre, però oggi di più. Ma che c'ha? È scarica? È ora che Aurelius vada contro Albus, perché era questo il piano a quanto pare. Grindelwald l'ha cappottato per caricarlo a pallettoni contro la famiglia, credendo magari che Silente si trattenga. Abbassi la guardia, c'ha pure l'Obscurus. Magari ya fa. Sicuro? Il dolore è il suo potere. Torniamo da Newt, in cerca del fratello fantastico. Do posso trovarlo? Non è zero possibile che lui sia qui. Bugiardo! L'ufficiale guarda X malissimo. Guarda il tic brutto, guarda. Ma ci sta in quegli anni, reale. Ma non è che in America fischino. Non è che in America se bevono tutti a Jigger Water. Pure lì è così. Ma gli americani e gli inglesi sopra. I tedeschi cattivi. E te pare? Vabbè dai, sto periodo c'ha pure senso. Noi non avere mai visto suo fratello. Provi a chiedere al dottor Zingler, ma quanto è vero che non infateremo mai la Polonia? Qui suo fratello non ha mai messo piede. Eccola! O meglio, quello che l'ha catturato, che non so come si chiama, ma che te frega. Copertina CD anni 90, 1890. E altra vecchia conoscenza! Guantino passaporta, che non si illumina d'azzurro e che conferma che non è Silente invisibile. Ma come si affloscia qua? Manco una passaporta stavolta. Si muoverà con leviosa de merda, non lo so. Ma come vi viene in mente che sia Silente invisibile? Lo capisco perché in sti firma vale tutto, ma almeno non mo venite di a me come se aveste ragione, non capisci, gne gne. A me, mannatevi a leggere Pottermore e lasciatemi perde. O ve imperio e ve costringo a andare a produrre le tracce delle mandragole fit Mirtilla Malcontenta, nome d'arte Tristina d'Avena. Un po' troppo. Ecco Silente, che continua a dire alla gente cosa fare, dove andare, ti hai biglietti. Ma tu, quando scendi in campo? Aspetta, falle riempiste dure qualcosa di firm. Manca poco. Nella parte 2 del riassunto. Hanno portato Teseus alle... vedi che devi fare. Mentre voi due dovete andare calà del primo ministro stasera a sventare un attentato. Ottima idea. Un aderghietto magico e un babbano a una cena dei maghi ariani. Lascia mia sorella fuori da sta storia. Ma con Silente è tutto un andirivienibus e già se ne riva. Però Newt rivorrebbe il suo ecosistema portatile, diciamo. Che fine ha fatto? Non ci crederai mai. O se andano portata la valigia? Dal valigiaio, dal valigiarolo, da colui che fa le valigie. Per qual motivo? Perché servono delle copie. E dall'artigiano babbano andate. Ma la maledizione Gemini? Sempre dei gemelli, insomma. Quella usata pure con le coppe de Tosca. E usata da Hermione per sostituire il medaglione serpeverde, che se fregheranno alla Umbridge. Ma comunque è una magia base. Ma che devi andare dal babbano per fare delle copie? Ma che cazzo serve allora la magia? Ma che... No, perché là ci staranno delle difese. Ma che cosa? Le difese degli oggetti magici solo quando te pare. Ma allora non si può portare un cazzo. Ma che state a... Ma che state a fare? Fai un Gemini! Non so di cosa parli. Ti stai inventando gli incantesimi. Serve la mano d'opera babbana. Non apra la valigia, mi raccomando. Tanto aprono le bestie. E non faccia entrare l'ufficio di igiene, perché i sorci sono l'ultima cosa là dentro. Quante gliene servono? Facciamo una mezza dozzina. Così con questa so 7 numero magico? Non esiste quella
quella robaccia, la magia. Ha perfettamente ragione. Finalmente scopriamo la parte di Yusuf in questo film, cioè l'infiltrarsi tra le file nemiche dopo aver perso una persona amata. Qualcuno ha detto Piton? Lo dico io? Ok. Oppure vuole tradire la Silly Gang. Chi era questo? Gli hai ammazzata la sorella. Allora non penso sia un ammiratore. Ma sì. Questa è Serpentese de Borgata, senti. Sì, più specifica. Sai le sorelle che ho sbragato? Lethal Strange! Che cosa brutta. Ma quello non ero io, devi capire. Hai ragione, Depp. Di a verità. Te manda silente. Con qua la faccetta da porno attore narcotrafficante. Sì! Il fatto che tu sia sincero me la fa più bene. A meno che tu non sia sincero apposta per farmi dubitare. A meno che io non sia troppo diffidente e veramente tu condividi i miei valori. E non si finisce più. Quindi, che dici? Spizzatelus. Nuovo meme not sur 2022. Fry Goldstein. È a posto. Lei dice. E tu te fidi? Non è che sta a fa tipo Narcissa? Ma leggimentalo te. Ma che te costa? A che te serve lei? È a posto, però sta cosa della sorella ancora gli sta qua. Qua dove? Qua. Rimediamo subito. Te tolgo il ricordo di tua sorella. Ma scusa, ma se gli toglie il ricordo, non viene meno il motivo della sua missione, della sua vendetta? Perché anche se si ricordasse la missione, non dovrebbe farla più. Puntano sul fatto che lui sia un bravo uomo de base? Ma mezzo dialogo per spiegare qualcosa? Ci sarà? Ah! O veramente sta tradendo Silente, ma te pare? Queen i due. Vabbè, comunque sia, i ricordi da sorella, buttati così per terra, acciaccati, manco differenziati, mozziconi de pensieri. Il nuovo libro della Mondamore. Ma quindi non si ricorderà mai più dalla sorella questo. Sconfiggono Grindelwald. Abbiamo vendicato Leta. Chi? Sti cazzi. E qui si ritorna all'annosa questione. Come funzionano sti ricordi? L'ho già detto in un video. Non mi ricordo. Perché se il pensatoio lo usi per far spazio d'archiviazione, non te dovresti più ricordare quelle cose. Ma sembrava che Silente si ricordasse quello che c'era dentro. Erano pure ricordi importanti. Anche se sono nel pensatoio, ne parla con Harry di quei ricordi. E poi, appunto, tante volte quei ricordi sono le motivazioni che spingono la gente a fare le cose. Forse metterli nel pensatoio è un modo per studiarli meglio. Magari la capoccia tua è tipo un cloud e tu disinstalli il ricordo, ma qualcosa ti rimane, ma che ne so. Andate, andate dove danna, perché è venuto finalmente il momento dell'azione per Silente, che è stato sgamato da Credence. Tu me devi spiegare come. Anche se in questo caso sarebbe meglio che Silente chiamasse le autorità, quelle vere. Orzo, te cercano. Invece fanno a magibotte. Quindi fight. No. Fine parte 1. Te l'avevo detto che scendevo in campo nella parte 2. Insieme a tutte le domande che attendono risposta. Come si risolverà il patto di sangue? Credence è un Silente? Se sì, come? Ciccerà fuori un Lestrange? Sconfiggeranno Grindelwald? Ariana è collegata a tutto questo? Cattureranno Ezra Miller? Le premesse ci sono, pure carine, che approfondiscono cose del settimo libro, che alla gente piacerebbe saperle. Si fidi, si fidi. Non manderanno mica tutto a putta a babbane, vero? Lo scopriremo i primi di settembre. Ciao, buone vacanze e auguri e ribotte. Che era ieri, non ho fatto un tempo.